Dopo il caso denunciato dal quotidiano Il Centro di un 49enne teramano affetto da diverse patologie a cui è stato al momento impedito di vaccinarsi perché i medici presenti nel centro vaccinale di fronte all'elencazione dei suoi problemi di salute hanno ritenuto elevato il rischio di gravi effetti collaterali, è intervenuto il direttore sanitario della ASL di Teramo nonché coordinatore regionale della campagna vaccinale Maurizio Brucchi, che ha tenuto a specificare che l'obiettivo è quello di vaccinare tutti, anche chi ha diverse patologie. Bisogna però individuare il tipo di vaccino più adatto e la finestra temporale giusta. In questi casi noi cerchiamo sempre di fare una valutazione iperspecialistica, cioè io ho detto di rivolgersi alla ASL perché poi noi diciamo, metteremo in moto un meccanismo di consulenza e di valutazioni a seconda delle patologie al fine di capire se effettivamente è una persona che non si può vaccinare, siccome però a me non risultano persone che non si possono vaccinare in assoluto, ma si possono vaccinare relativamente ad alcune situazioni, io vogliamo capire bene, visto che ha espresso la volontà di volersi vaccinare, se effettivamente si può o non si può vaccinare. Questo non è una diminuzione nei confronti del medico che ha detto che non si poteva vaccinare, perché probabilmente il collega potrebbe non essere uno specialista e invece questa valutazione va fatto in mani va fatto da specialisti delle varie materie a seconda delle patologie, per cui diciamo ascolteremo il cittadino e cercheremo di risolvergli il problema. Sempre nel teramano c'è un cittadino Novax, anzi lo era, che non si era voluto vaccinare, ma dopo aver contratto il Covid ed essere stato ricoverato ha deciso di voler raccontare una volta di me la sua storia per convincere gli indecisi ma anche i negazionisti a vaccinarsi. Ma c'è un cittadino teramano ricoverato in via di dimissione all'ospedale che insomma era una persona che non si voleva vaccinare all'inizio, poi invece ha purtroppo contratto il virus, si è ammalato, è stato anche impegnato da un punto di vista respiratorio, adesso grazie a Dio è in via di guarigione e quindi ha deciso che vorrà lanciare lui un messaggio ai cittadini e a tutti quelli che non si sono vaccinati per spiegare quanto sia importante la vaccinazione, quindi credo che sia un bel testimonial.